Buonbi e signori, siamo arrivati finalmente alla prova del cannone sparapatate, in cui oggi andremo a sparare. Finalmente ci troviamo nel centro logistico, camera mia, in cui ho preso tutte le foto dei miei bellissimi proiettili, dove le stamperò. Ho fatto un file Excel dove poter annotare tutti i dati e quindi bando alle ciance. Allora, farò 3 spari per ogni proiettile, considerando che sono 5 proiettili e 10 dello stesso ma con 10 pesi diversi. Quindi è come se fossero 15. 15 per 3, 45. E stando bassi, mettiamo che la media per ogni sparo sono 130 metri, viene fuori che sono da fare 5850 metri. Siccome devo andare avanti e indietro a prendere i proiettili, per 2 sono quasi 12 km. E sinceramente non so neanche se ne farò 3, perché devo stare tipo tutto il giorno andare avanti indietro a prendere i proiettili e andare a vedere dove sono. Stampo i proiettili e ci facciamo delle bandierine, quindi stampiamo i proiettili. Fantastico, adesso che abbiamo tutti i fogli andiamo a prendere il bambù. Adesso tagliamo poco più di 15 canne di bambù. Questa è più tagliente. Mi sono fatto prendere un po' la mano e ne ho tagliati forse un po' troppi. Forse ne avrò tagliato una ventina. Adesso finalmente andremo a sparare. Ok, eccomi arrivato in un campo. Un bel campo libero. Uno. Adesso ci sarà da graffare qua. Ok, le bandiere le ho fatte, adesso inizio subito a sparare e farò un giro di tutti, poi dopo ripeterò il secondo giro. Ho solo paura che questi rumori qua molesti possano attirare le forze dell'ordine. Allora, come sempre controlliamo dei 45 gradi. Ok. Allora, a parte che è già faticoso andare avanti e indietro una volta, il proiettile non l'ho trovato, non so dove sia finito. Ho visto la zona e facendo il conto con l'applicazione mi ha detto 150 metri. Io adesso sinceramente ho paura di provare con gli altri, ma vabbè, proviamo. Ora proviamo con la pallina rotonda, ma il cavallo è bianca, si vede di più. Ricordiamo che il PLA è biodegradabile. Allora, cambio di programmi. Prima sparo, poi dopo prendo le misure. Allora, provo a sparare, poi metto le bandiere nel miglior risultato e basta. Ora è il turno del mortaio. 3, 2, 1. Vi assicuro che non l'ho proprio visto partire. Allora, adesso voglio provare a sparare il mio preferito, questo qua. Allora, sono riuscito a vederlo, ha tirato tutto a destra, infatti mi stanno andando tutti a destra e non riesco a capire se c'è del vento, non si muove una foglia, quindi dubito. Probabilmente sono troppo leggeri, ma ci arriveremo dopo con quelli più pesanti. Ora spareremo questo qua, che è fighissimo, se solo riuscissi a far andare il video. Allora, credo di averla accesa. Inseriamola. Pronti? Via! Allora, ultima notizia, missile perso. È un'ora che lo cerco, ormai il sole sta scendendo. Ho sparato 4 razzi, tra cui 2 persi. Mi sa che devo tornare con un complice che mi aspetti dove probabilmente arriverebbe il razzo, perché lo perdo proprio, cioè quella fascia dei razzi stampati in 3D sono troppo leggeri, quindi svolazzano. Quello con la telecamera e il pezzo di legno sono andati molto lontano. Il problema è che li ho persi di vista, cioè erano in cielo, li ho completamente persi di vista. Pensavo che si vedessero meglio, pensavo di vedere almeno dove potessero atterrare, ma niente. Quindi tornerò e ci riproverò con un complice. Che palle! Pazienza, rischi del mestiere. Ci vediamo poi con il complice. Ed eccoci per il secondo test con il mio fratellino. Buondì! È vero, buondì. Siamo in un nuovo campo e io sparerò, lui riceverà. Sicurezza prima di tutto. Io però, ho paura. Ma sono pesanti. Ho i guanti. Ah, ok. Ok. Pronto? Let's go. Direzione quella. Vai sui 100. Corri pure. Torneremo a sparare con il tondino. Questo qua è un altro perché l'altro l'avevo perso. Ok, il primo è andato.
Proviamo col secondo. Tutti partiamo con la sfera. Con la sfera fa un flop, vieni qua. Mica tanto. Oh, l'hai presa! Ok, questo qua è il prossimo. Adesso proviamo il mortaio. Ci sei, fratellino? Là! Adesso spariamo il mio preferito, quello con il vortice. Dubito che si vedrà. Pronto? Oh, gira però! Finalmente è arrivato il momento di sto con la videocamera. Ho comprato, tra l'altro, ho comprato la videocamera nuova e l'ho ristampato perché l'altro l'avevo perso. Pronto? 3, 2, 1. Vai là! Dalla vigna! Porca troia! 2, 1. Allora, probabilmente è andato dentro la vigna. Allora, attualmente stiamo perlustrando la zona, stiamo battendo la vigna, che è stato troppo rapido e potente. Contro ogni aspettativa ci saremmo fermati prima, l'abbiamo trovato. Pazzesco. C'è pure la telecamera ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, decimo filare. Che figata. Andiamo. Calcoliamo la diagonale. Adesso dobbiamo fare tutti i calcoli. È andato tipo là, dietro. E il cannone è là in fondo. Dritto di qua, dobbiamo cambiare la posizione del cannone o di là? Di là. Di là è meglio. 3, 2, 1. Allora, siccome è andato lontanissimo, dobbiamo cambiare tutta la... dobbiamo cambiare la direzione del cannone. Qua. Adesso incominceremo con quelli con la serie da 10 kg, da 10 grammi in su. 22 grammi! 1! Beh, ormai come si è già capito, quelli, questi qua che sono leggeri sono molto più influenzabili, quindi sono molto più... cioè, sono più... così. È quello che ha fatto più schifo! 32! Ah! Ottimo! 42! Sono distratto, non l'ho visto! Secondo me ha sbanalato in là, però lascialo perdere! 52! Siamo arrivati al 62, che è quello che pesava il legno. Quindi da qua in poi saranno molto interessanti. 62! 72! Musica! No. Allora facciamo cambio ricevitore e cambio artificiere. 82. Dopo 92 poi 102. 92. 102. Adesso con l'aumento dei pesi stiamo retrocedendo. Adesso ho il 102 ma non ho grosse aspettative. Quindi mi metterò qua. Vai! C'è un caldo terrificante. Floppissimo. Ha perso il peso! Ha perso il peso, è vero. 102 era quello che gli si stava staccando, no? 102 gli si stava già staccando prima. Adesso con nostra grande gioia c'è il 102, il 128 che è il più pesante. Allora, anche qua io ho delle bassissime aspettative. E vediamo come va. 3, 2, 1. Oh, col cazzo! È stata una gran sorpresa! Quindi... qua. Porca troia, se riesco ad aprire. Non riesco ad aprire. Allora, è stata un'esperienza traumatizzante. Lo potete vedere dalle goccioline di sudore dal naso. Adesso basta sparare. Andiamo ad analizzare i dati. Ci vediamo in ufficio. Allora, bentornati nel mio ufficio. Facciamo chiarezza. Guardiamo i dati che abbiamo raccolto e analizziamoli. Partiamo col tondino di legno. Pesava 62 grammi, abbiamo fatto due lanci, ha fatto 98 e 110. Quindi con una media di 104 metri. Buonino. E tutti quelli stampati particolari abbiamo fatto solo un lancio. Siccome erano tutti
dei risultati molto negativi, non avrebbero fatto di più. La sfera ha fatto 84 metri, no, mentre quello a forma di mortaio ne ha fatti 70. Io mi aspettavo molto, molto più equilibrio da questo qua. Cioè, proprio era, andava per i cazzuoi. Come per quello con la spirale, che era il mio preferito. E nonostante tutto, pensavo che avesse un'ottima aerodinamicità. Sì. Ha fatto solo 52 metri perché andava a zonzo, proprio a... Si vede nel video. Per poi arrivare a quello con la videocamera, pesando solo 30 grammi, che pensavo fossero nella fascia di quelli leggeri, quindi di quelli da scartare, ha fatto il primo lancio non quantificabile perché è andato nel vigneto. Io non mi sarei mai aspettato che sarebbe arrivato nel vigneto, perché di media sono quasi tutti sui 100 metri, erano più di 300 metri, perché non è che l'ha sparato proprio all'inizio, l'ha sparato quasi a metà del vigneto. Non posso darlo con certezza questo dato qua, ma probabilmente ha fatto 350 metri. Per poi arrivare a tutti i proiettili con la scala da 10. 22 grammi ha fatto 55 metri. 32 grammi ne ha fatti 75. 42 è stato perso e il 52 pure. 62 ha fatto 115 metri. Il 72, che è quello che ha fatto più di tutti, ha fatto una media di 140 metri. Quello da 82 grammi ne ha fatti 92. Quello da 92 grammi ha fatto 105 metri. Quello da 102 purtroppo si era staccato il gesso e in volo si è aperto, quindi ha fatto pochissimo e non lo considerato. Il 128 ha fatto più di quel che pensassi, perché comunque ha fatto 110 metri, che è molto. Sinceramente tutti questi dati qua non mi hanno aiutato a capire, siccome ci sono dei pesi piccoli che hanno fatto tantissimo, pesi piccoli che hanno fatto pochissimo, pesi grossi che hanno fatto tanto e pesi grossi che hanno fatto pochissimo. Quello con la videocamera probabilmente aveva molto più peso davanti e il resto dietro era meno pesante. Il problema è che era la stessa cosa di quelli col gesso, quindi non vi so spiegare quale sia il proiettile perfetto. Sicuramente ce ne saranno altri da testare, sicuramente ci sarà da migliorare altre cose per poter arrivare oltre, e sicuramente con la consapevolezza che possa fare più di 300 metri è meglio trovarsi un campo più lungo. E quindi, signori, sono contento di aver finito questo video qua, di aver potenziato il cannone sparpatate, perché è una cosa meravigliosa. Ormai le patate sono una cosa arretrata, però lo chiameremo sempre cannone sparpatate. Signori, alla prossima e buona serata!